Siamo al Mobile World Congress 2016 al boot di Ubuntu con il BQ Aquaris 10 Ubuntu Edition e la versione equipaggiata appunto con Ubuntu 15.04 del tablet della casa spagnola. Un tablet da 10 pollici con un display Full HD da 1920x1200 pixel, telaio in plastica ma con una finitura superficiale ruvida veramente ottima, perché nasconde molto bene le ditate e quindi permette di mantenere il tablet presentabile a lungo anche nel caso di un uso particolarmente prolungato e intenso. Le dimensioni sono ultracompatte, abbiamo uno spessore di soli 8.2 mm, un peso di poco superiore ai 400 grammi, quindi un tablet come ce ne sono tanti con il sistema operativo Android, ma in questo caso la particolarità è quella di montare il sistema operativo Ubuntu, appunto Ubuntu Linux. Ora in questo momento l'abbiamo settato per trovarsi nella modalità ottimizzata per il tocco. Ci sono gli scope, questa sorta di aggregatori di informazioni, in questo caso vediamo uno scope dedicato alla giornata di oggi, c'è il calendario, le informazioni relative al meteo, poi più in basso troviamo le informazioni relative alla nostra attività fisica, al fitness, il monitoraggio del sonno, addirittura le ultime notizie e poi le notifiche dai social network. Quindi all'interno dello Scope Today vengono aggregate le informazioni provenienti da altri scope, come ad esempio quello dedicato al meteo. Possiamo cliccare su questa freccia per andare appunto allo scope del meteo. Ma la particolarità è che Ubuntu ha previsto un sistema che consente di passare da una modalità ottimizzata per il tocco ad una ottimizzata per il desktop in maniera estremamente semplice. Si può fare direttamente da questo menu, cliccando su questo pulsante, oppure può essere configurato per effettuare il passaggio quando riconosce che viene collegato una tastiera o un mouse. Siamo passati così in questo momento al desktop di Ubuntu, come sarete sicuramente abituati a vederlo, con il launcher qui di lato, le finestre. È una modalità sicuramente un po' più ostica da utilizzare con il tocco delle dita, ma sicuramente più comoda quando dobbiamo fare multitasking o lavorare al tablet, al computer. Lo stesso switch può essere programmato anche per quando si collega ad esempio lo smartphone, nel caso in cui abbiamo Ubuntu Touch sullo smartphone, a un monitor, e in quel caso addirittura possiamo utilizzare lo smartphone come un touchpad per muoverci all'interno dell'interfaccia. Il tablet Aquaris 10 ha un processore MediaTek 8163A, un quad core con una frequenza massima di 1.5 GHz, una montare di storage di 16 GB e di RAM di 2 GB, il tutto alimentato da una batteria da 7800 mAh, poi sui lati vediamo che ci sono anche alcune interfacce, qui c'è il pulsante d'accensione, il bilanciere del volume, sul bordo inferiore non c'è nulla, frontalmente però sono posizionati gli speaker e sul lato sinistro abbiamo una micro USB, il jack audio e una micro HDMI e sulla parte superiore poi c'è uno slot d'espansione per le memorie. Posteriormente c'è una camera da 8 megapixel, frontalmente da 5 megapixel. Arriverà sul mercato a partire dal mese di maggio all'incirca con un prezzo intorno ai 250 euro.